Continuano le iniziative su tutto il territorio provinciale da parte dei carabinieri per prevenire le truffe e i raggiri, in particolare contro gli anziani. Da mesi il comando dell'Arma di Ravenna ha dato vita ad una campagna informativa per affrontare le tecniche messe in atto da malfattori. È stato pubblicato un volantino cartaceo dal titolo Possiamo aiutarvi, nel quale sono raccolti consigli per smascherare i delinquenti. Non fidarsi di chi si presenta come un membro delle forze dell'ordine senza indossare la divisa o con una divisa che da un attento esame appare chiaramente artefatta, non aprire agli sconosciuti e non consegnare denaro o altri beni a sedicenti avvocati che raccontano che un parente stretto ha avuto un incidente e i soldi servono per pagare l'assicurazione o qualche altra pratica burocratica. Mai fidarsi delle apparenze, in caso di dubbio chiamare sempre il 112 o il numero telefonico del comando dei carabinieri più vicino. Per accertarsi se in zona è stata inviata una pattuglia. Durante il mese invernale il vademecum dei carabinieri è stato distribuito in diversi luoghi, nei centri per anziani, nelle parrocchie, negli ambulatori medici. È stato pubblicato online e dalle riviste dell'associazione di categoria. Infine, come oggi, a Riolo Terme, è stato presentato pubblicamente alla cittadinanza nelle diverse località della provincia. L'iniziativa si accompagna agli incontri che le forze dell'ordine stanno portando avanti in collaborazione con le diocesi del territorio, al termine delle messe parrocchiali, quando gli agenti salgono sull'altare per spiegare ai fedeli le comuni tecniche di raggiro messe in atto dai truffatori. La truffa del frigorifero, a seconda delle varianti, messa in atto con le scuse di potenti cariche elettromagnetiche o tubature da ripulire. I finti carabinieri che richiedono la verifica di contanti sospettati essere falsi o la perquisizione dell'abitazione poiché alla ricerca di fuggiaschi rifugiatisi negli appartamenti adiacenti. La chiamata di un sedicente avvocato assicuratore che avvisa la vittima del fermo subito da un parente e del bisogno di denaro per sbloccare determinate pratiche. Gli stratagemmi più utilizzati e più pericolosi messi in atto dai malviventi. Che in alcuni casi hanno sottratto alle vittime anche diverse migliaia di euro, ma che già in molti casi alcuni anziani sono riusciti a sconfiggere proprio dopo aver assistito ad un incontro con gli uomini dell'arma.